Ho saputo da pochissimo di quest'altra brutta storia. Il mio pensiero va a Loris, che possa abbracciare forte questa bimba lassù. Così Davide Stival, papà di Loris, il bimbo ucciso dalla mamma Veronica Panarello nel 2014, parla della notizia della tragica morte della piccola Elena del Pozzo. Mi affligge così tanto riparlarne. Sono passati 8 anni e non so ancora perché Veronica abbia ucciso Loris, dice l'uomo a Repubblica. C'è una differenza nei due omicidi. Se Martina Patti è subito crollata dopo aver riferito di un presunto rapimento, Veronica Panarello invece no. La donna sta scontando una condanna a 30 anni in via definitiva, senza aver mai confessato di aver ucciso suo figlio, e il delitto è rimasto senza un movente. Davide ha lasciato la sua Sicilia ad ora a 37 anni, si sta costruendo una nuova vita insieme al fratellino di Loris, che oggi ha 11 anni. Qualche tempo fa, mentre tornavano insieme dal cimitero dove è sepolto Loris, è arrivata quella domanda: papà, come è morto Loris? Le parole pesate, una a una, scelte con cura. La polizia ha fatto delle indagini, ha guardato i filmati delle telecamere e ha scoperto che la mamma un giorno non l'ha accompagnato a scuola. Da qui si è capito che forse è stata lei a fargli del male.